qua, benvenuti Diego Sommariba e Dolores Giannoli. Ho detto bene il cognome? Giannoli. Sì, Giannoli. Certo, sì, perché in realtà noi tendiamo sempre invece a mettere la Giannoli del Giannoli. Soltanto due elementi del cast che comporrà, andrà a comporre Racconti del Mistero, il prossimo spettacolo che vedremo al tram, lo diciamo già dall'1 al 10 novembre. Perfetto. Uno spettacolo che ha avuto già un piccolo debutto, poi ne parleremo fra poco, sì, all'interno della manifestazione Affabulazione, ma ne parleremo un attimo tra poco, parleremo anche degli altri componenti di questo cast. Ma intanto però, giusto per cominciare a parlare, io ti chiederei, Diego, perché d'altro non lo sappiamo come è nato questo spettacolo, è nato dall'impulso che ti ho suggerito di andare, sì, a recuperare questi racconti del questo innanzi Salvatore Di Giacomo. C'è un autore napoletano famosissimo, Pippo Boccale, tu l'hai letto. Partiamo da questo innanzitutto, il fatto che c'è un autore napoletano famosissimo, Salvatore Di Giacomo, per aver composto poesie, canzoni che rappresentano l'anima di Napoli, il sole di Napoli, l'amore, la poesia e tutto quello che sappiamo, che invece ha scritto un testo di Racconti del Mistero ambientato in Germania. Ok, allora, innanzitutto comincio a parlare un po' della tua sorpresa rispetto a questo. Beh, diciamo come spesso era poi accaduto in questi anni, quindi già due abbiamo confrontati, no? Come ci siamo confrontati su Molière o sulle leggende napoletane, quindi già due progetti belli che abbiamo creato dopo i nostri confronti e i tuoi suggerimenti, mi arriva questa tua proposta che io ammetto che non conoscevo, ma come non la conoscevo io, è sconosciuta ai più, questo libro è veramente raro. E una volta che l'ho letto mi sono sorpreso, perché quando tu immagini Salvatore Di Giacomo, cioè era di maggio, a luna a mare chiara, e Trezie Caroline, cioè quel suo essere soave, quel suo essere poetico, ambientare un racconto in Germania del mistero, con delle cose che vanno anche oltre il giallo, cioè c'è quasi, passami un termine moderno, c'è quasi splatter nelle sue righe, quindi è ancora più sorprendente che quest'opera, e da quest'opera poi, siccome ce ne sono vari di testi, perché è fatto diciamo a racconti con un altro autore che è Emanuele Scherillo, che è un giallista, e quindi a quel punto là io ho portato qualcosa che avesse una, diciamo, un'aderenza con il mistero, quindi un autore che conoscevo per i suoi libri molto belli tra l'altro, e abbiamo riscritto solo tre ne avete, sì, scelte, perché tre racconti, se ricordo, sono forse una decina, mi pare qualcuno in meno, sono sette racconti. Perché avete scelto quei tre? Ti ricordi anche il titolo? Sì, assolutamente, abbiamo scelto Brutus, Bart e Suzella Dio. Perché proprio questi tre? Perché sei meglio di me, essendo tu un drammaturgo bravissimo, tra l'altro, no, è la verità, portare dalla narrativa alla drammaturgia è un'impresa epopeica, sarebbe stato molto più semplice se noi questo tipo di operazione l'avessimo dovuta fare in video, cioè se Racconti del Mistero sarebbe dovuto diventare un film, sarebbe stato più semplice. Portarla in teatro, abbiamo scelto insieme a Emanuele quei tre che ci davano delle suggestioni più vicine a un ambiente teatrale, o che avevano delle vere e proprie battute già all'interno, dei personaggi già definiti, e questi tre erano i tre racconti più diciamo più teatrali, passiamo il termine. Anche perché i racconti hanno in comune, a parte l'ambientazione stranissima in Germania, che tra l'altro Salvatore Giacomo non c'è mai stato. Certo, di alcune città, vabbè, non ricordo, ricordi tutto sì, Francoforte, dov'è l'omicidio? No, io sto pensando a Susel, sì, Verlagen. Ah no, ricordo che lui in effetti insegnava medicina, aveva, mi pare, degli studenti tedeschi, mi pare, e quindi si chiedeva informazioni a questi studenti. Comunque non è questo. Volevo dire che in realtà hanno in comune il fatto di essere tutti in prima persona. Sì. Cosa non facile poi da portare a teatro, perché in realtà il racconto è sempre un narratore che racconta la sua esperienza. Mm-hmm. Come hai risolto questo? Ho risolto questo con un espediente semplicissimo, cioè mettere Salvatore Di Giacomo in scena nei racconti. Cioè c'erano due personaggi, un dottore ad esempio
in Brutus, Ajax Herbert, e c'era un altro personaggio, un altro dottore, quel dottore là l'ho riadattato facendolo diventare Salvatore Di Giacomo, che porta avanti tutte le fila dello spettacolo, e quindi è un po' una sorta di metateatro con Di Giacomo. Che Di Giacomo accompagna, guida lo spettacolo. Di Giacomo guida lo spettacolo. Di Giacomo guida lo spettacolo, e ho fatto sì che lui viaggia in Germania per trovare nuova fonte di ispirazione. Ah, e quindi questo è stato il mio racconto. Tu hai detto, l'hai accennato, in effetti il titolo racconta il mistero un po' vago, perché alcuni elementi sono proprio invece horror, soprannaturale. Sì, no, c'è, c'è del soprannaturale, c'è tanto del soprannaturale. Mi pare ci sono anche dei fantasmi. Sì, su Bart, il secondo racconto che mettiamo in scena, lì c'è del soprannaturale. Si parla di questo bambino misterioso che addirittura commette un omicidio. Ci sarà il pubblico, ci sarà da avere paura, insomma. Ma allora io chiaramente con Emanuele abbiamo scelto una linea che è quella là di restare leggeri fino poi inciampare in questo mistero, inciampare nel racconto, cioè una leggerezza tale. Lo spettacolo sempre dato da suggerito chiaramente dai racconti, quindi in Brutus è ambientato tutto quanto in una locanda, dove invece che un oste brutto, grasso, abbiamo preso la meravigliosa Dolores, e quindi abbiamo anche in questo caso qui riadattato, e quindi questa locanda vive in maniera molto leggera quello che può essere la vita della locanda, di una locanda a quei tempi. E poi piano piano questa leggerezza se ne va, scivola e inciampiamo, e poi ci tuffiamo pienamente in quello che sono i racconti. Da un lato abbiamo un racconto drammatico, perché su Brutus c'è la scomparsa di un cane che viene usato per vari esperimenti, e invece poi con Bart lavoriamo proprio sul, diciamo, sui fantasmi, ecco, sul soprannaturale. Sono racconti molto suggestivi, insomma, sono molto suggestivi. Dolores, allora tu sei stata catapultata in questa operazione di cast, tra l'altro. Anche tu sei inciampata. Vogliamo intanto ricordare pure gli altri componenti del cast, Dolores, certo. Oltre a te, Diego in scena, pure tu ci sei in scena, no? Diego, Anna Rita Di Pace. Anche al violino. Anche al violino, e anche al canto. Francesco Rivieccio e Benedetta Cenani che esordisce in teatro. Che esordisce in teatro, che serviva bellissima una... voce, ottimo, bellissima presenza. E io credo che sia un cast molto molto interessante, perché non abbiamo mai lavorato insieme, a parte con Francesco io quest'estate, sì. Ma abbiamo subito avuto un feeling, e ci tengo a dirlo perché non è una cosa comune comunque, e poi per un testo del genere non è che, insomma, si parte direttamente dal lavorare su un rapporto, no, tra i personaggi immediato, e invece c'è stato subito un come si può dire, ci siamo allineati con l'atmosfera, con la parte leggera e anche con la parte più profonda, perché eravamo tutti molto curiosi, credo, di vedere Salvatore Di Giacomo noir. Cioè, io non ne avevo proprio idea, infatti quando lui mi propose il progetto ma sei sicuro? Ma forse stiamo parlando di un po' diverso. No, anche perché poi viene frainteso con quello di Poe, come il titolo è va un po' in quella direzione. Anche io sono una grande amante di Poe, con cuore di infatti poi ti svelo anche un'altra cosa dopo che abbiamo pensato con Emanuele. Vediamo. Senti, ma tu interpreti vari personaggi o... Sì, due personaggi. Che sono diversi tra loro? Sì, sono abbastanza diversi tra loro. In realtà ci trovo delle linee comuni. Evelyn, che è la proprietaria della locanda, e successivamente Gretchen, che diciamo si stacca completamente da Evelyn, ma credo di ritrovarci delle linee comuni rispetto a magari un passato abbastanza difficile,
e questa voglia di riscatto in parte. Evelyn è più una donna che cerca di tenere a bada gli affari e cerca di tenere a bada anche i clienti, perché poi non spoilerò niente, perché è molto facile che io possa spoilerare, non dico nulla. Senti, il copione che ti è arrivato era già definitivo o ce l'avete lavorato poi insieme nella costruzione? Considerando la matrice narrativa, no? Sì. Non so se il copione era già strutturato o... Diciamo che il copione era strutturato, però comunque lavorandoci abbiamo trovato dei momenti magari da svelare successivamente, abbiamo trovato anche una linea di narrazione per quanto riguarda il rapporto tra i fantasmi, diciamo, e i personaggi presenti. Credo che abbiamo spostato un po' le musiche da un'idea iniziale che avevamo, ci siamo poi resi conto che magari potevano stare in un altro momento, queste cose comunque si possono capire solo provando. E a proposito di questo, voi in realtà avete già fatto un debutto, anche se parziale, dello spettacolo, l'abbiamo accennato prima, lo spettacolo ha debuttato a Soccavo, però all'interno di una biblioteca, sì. Quindi in realtà un contesto assolutamente non teatrale. Allora la domanda è: come è andato questo debutto e se poi adesso, dopo il debutto, avete poi pensato di fare delle modifiche? Beh, il debutto è andato molto bene. Bene al punto tale che sul fondo avevamo i libri di Di Giacomo e abbiamo trovato anche Peter Boccaccio, sera con noi in scena. È stato molto bello perché l'abbiamo letto un po'. Io leggo molto queste cose come un segno. Dell'universo, quindi ancora di più ci ha dato una grande carica. La biblioteca si è rivelata un posto molto accogliente. Devo dire la verità, non me l'aspettavo perché pioveva di rotto e si sa che quando è così è un po' più difficile magari raggiungere. Essendo anche un evento gratuito, magari esatto. Qualche defezione nell'ultima ora, invece no, era tutto. Invece no, tutto pieno, spettatori molto attenti e anzi partecipavano attivamente, avevano un grande ascolto e credo che questo sia dato anche dal genere. Mi viene da pensare che quando cioè il giallo coinvolge molto lo spettatore si sente quasi regista, no? Dice: addio, aspetta, ho capito chi è, chi non è, no? Si sente coinvolto a cercare di comprendere, a svelare qualche segno, qualche easter egg. È stato un po' così, cioè io li vedevo tutti, non c'era nessuno che dormiva, nessuno che sono venuto a vedere, ma dove... Aruston. Ma diciamo... Ma adesso voi continuerete a provare o no? O lo spettacolo è... E quindi cambierete, avete pensato... Sì, già ieri diciamo ci siamo messi d'accordo un po' con il nostro direttore musicale, che è Gianluigi Capasso, su tutto quello che può essere la linea musicale, perché chiaramente... in biblioteca lì abbiamo lavorato a cappella o con il violino di adattamento di Pace. Uh-huh. Invece anche nelle musiche e nel riadatto proposto le musiche, Gianluigi ha pensato comunque di avere un'ambientazione noir, quindi ieri ci ha proposto questo spingole francesi noir, era molto interessante, ad esempio. Che vedremo in scena, che vedremo, non era scena. A cappella era tipo da raccordo da un racconto all'altro, invece adesso, sì, invece vivrà adesso. Scenicamente. Com'è lavorare con Diego come attore e con Diego come regista? Me ne vado. Ci vuole. La risposta deve essere separata, non, certo. Non posso farne una. No. Una come attore e una come regista. Allora, prima di tutto ci tengo a dire che io e Diego ci siamo incontrati in un contesto, sempre sì. In un contesto teatrale, ma eravamo entrambi a un provino, un'audizione, e fuori, ci siamo conosciuti fuori da questa audizione, in chiacchierando, eravamo già in sintonia, ci completavamo un po' le frasi. Parliamo più di 10 anni fa. Sì, più di 10 anni fa. Ed è stato molto bello, io mi ricordo questa scena di noi davanti a un salumiere, perché poi andammo a fare il panino insieme, davanti al salumiere, noi scherzavamo, io vabbè sono bilingue, ma anche trilingue, sì. E anche quadrilingue per il napoletano, il puteolano, poi italiano e francese, ok. E lui mi guardava con gli occhi sbarrati, perché prima stavamo parlando, no perché...
poi a un certo punto, scusi, mi può dare un po' di prosciutto? E lui stava lì estasiato, diceva, ma tu come fai? Passi da qua a là, no, ma è troppo bella questa cosa. E lì già lui nella sua testa stava costruendo qualcosa e io non lo sapevo. Mi contattò dopo non molto tempo, che poi ci scambiamo i contatti, e mi disse, io ho avuto un'idea, vorrei proporti questa cosa, era Tetris. E io ero molto contenta perché mi dicevo, ci siamo appena conosciuti, già mi dà questa fiducia. Diego al regista, prima, questa fiducia me l'ha data ed effettivamente facendo con lui mi sono resa, ho visto che cosa aveva visto in me e mi è piaciuto tantissimo. Mi ha dato estrema fiducia e mi ha dato un terreno solido dal quale partire. Come attore è bellissimo poter avere un partner del genere, perché anche quando siamo in silenzio gli occhi brillano, cioè ci guardiamo per dire... Ok, però adesso forse la domanda è un difetto. Però non lo devi trovare. Oddio. Perché io lo conosco e la persona che stai scrivendo non è la persona che conosco io. Oh my God. Questa... Però non le posso dire io i difetti di io. No, vabbè, il difetto è che c'è un tipo di generosità che forse a volte può diventare un po' un rischio. Questo mi verrebbe da dire, oddio, difetto. Vabbè, ce ne hai di difetti, no, però no. Tu mi hai detto attore e regista, non mi hai detto persona, al di fuori del lavoro. Questa era un'altra domanda, siamo andati avanti con la... Diego, tu spesso fai attore e regista, sì. E autore. A molti creerebbe problemi, in realtà nel teatro è frequente poi in fondo, però oggi è molto diminuito questo aspetto di essere in scena allo stesso tempo autore. Ma a te questa cosa non ti crea difficoltà? Allora, io ho la fortuna comunque di lavorare e di stare sempre in ascolto con delle persone che hanno tanti anni d'esperienza. Ora Dolores e Francesco Rivieccio, in Leggende con Passaro, nella Scuola delle Mogli con Dolores e con Vittorio Passaro. Quindi quello che è la parte registica, a volte, soprattutto su me stesso, passa il termine, o per una regia collettiva o comunque per un grandissimo ascolto. E quindi se c'è qualcosa che attorialmente non ci quadra, e Dolores dice guarda, io in questa cosa qua non l'ho sentita, oppure la vogliamo rifare in quest'altra direzione, io sono molto disponibile all'ascolto, perché stando dentro ancora non ho quella capacità di diciamo gestire il tutto. Tant'è vero che in Leggende poi il mio spazio è un po' più ridotto rispetto ad altri spettacoli, allora preferisco stare fuori e vedere. E tu regie non ne hai mai fatte? Io regie no, però non spoilerò niente, perché comunque c'ho un progetto in cantiere sul quale sto lavorando, è un progetto corporeo e musicale, perché vabbè io sono attrice mima e danzatrice. E negli ultimi anni ho guardato moltissimi spettacoli corporei, che è lingua dei segni. Infatti ho iniziato a studiare anche la lingua dei segni italiana e mi è, oddio, è stata un'illuminazione, è un linguaggio universale ovviamente quello corporeo, quindi ci sono molte cose che arrivano direttamente, senza parola, senza... e questa cosa la fa anche la musica. Quindi amo la ricerca, quindi sono tornata in sala dopo una gravidanza, una bambina che si chiama Giselle, e sono felicissima di essere tornata in sala perché ho un corpo nuovo e lo sto ancora scoprendo, e quindi sto lavorando su quello, ecco. Va bene, allora ragazzi, grazie. Grazie a te, Mirko. In bocca al lupo e tanta merda per lo spettacolo, e poi magari ne parleremo dopo essere andati in scena e vedremo fuori da questo. Grazie.